Bonjour. Ecco qua il secondo tutorial, o forse anche il terzo. Visione del Watts interno. Eccoci qua, come va? Ho messo una lampadina calamitosa, no? Signori, ecco qua il nostro Watts. Tac! Prego prendere visione. Ho attaccato due cosine, giusto così. Come dire, chilometri, siamo a oramai 14.000 chilometri. Ora non si vede perché è spento. Abbiamo quindi cambiato le ruote, abbiamo messo quelle invernali, che comunque se teniamo quelle originali va bene lo stesso, perché tanto ci sono le ridotte, quindi anche perché con il peso del mezzo queste qua invernali vanno e non vanno. Devo ricordarvi dei sedili riscaldabili, e scaldano di brutto. Un po' di casino, 2006 di cilindrata, 112 cavalli. Ho già perso il tappo della benzina, non è che l'ho perso, l'ho dimenticato. Ecco, il problema che c'è quando fa freddo è che si blocca la serratura, quindi per adesso non lo posso aprire. Riproviamo. No, per adesso non si apre. Il freddo russo. Mentre invece le altre si aprono. Qui abbiamo messo le tendine del salottino. Qui era giusto per vedere dietro quanta roba ci sta dietro nel vano del... Ottimi sedili, comodi, anche per i passeggeri. Apriamo anche da questo lato. E qui l'altra parte del Watts, la seconda parte. Ricordo i mitici deflettori, che fanno una grande parte, un grande aiuto. Questo bisogna chiuderlo. Ok. Il cassettino, che mi sembra che sia un po' sgarrato. Forse per il freddo. Ma... questi funzionano benissimo, le luci funzionano molto bene, la presina d'aria, che adesso la teniamo bella chiusa. Cos'altro dire? E fai la pausa per salire nel Watts. Si apre la porta. Si mette il piede qua, ma io lo metto direttamente qua. Mi aggancio al volante e via che salgo. Attenzione da prendere nota. Questa è l'altezza della frizione del freno e l'acceleratore che rimane qua. Quando si frena, soprattutto in città, girare con questo mezzo in città sviluppa bene i quadricipiti. Perché ogni volta bisogna alzare la gamba di almeno 15 centimetri, per andare a schiacciare il freno. Quindi bisogna sempre essere pronti. Qua che cosa ho messo? Siccome il mezzo non ha molti gadget, allora ho messo una radio shower. Abbiamo il gatto Garfield, un nuovo arrivo. Vabbè, ho messo la radio shower e poi ho messo un aggancio di questi qua multi accendisigari, no?
per avere una possibilità di mettere più cose. That's it. Mi sembra che se avete dei commenti, se c'è qualche cosa che vi interessa sapere, a parte il prezzo potete chiamare la concessionaria. Chiamate la concessionaria e vi fate comunicare il prezzo, anche perché se volete avere degli optional, tipo portapacchi, luci nel portapacchi, ruote rialzate, mascherine coprifanali, questi sono tutti gadget extra. Ma quello interessante, secondo me, più che tutti questi gadget, è meglio mettere subito l'impianto a gas. E con questo, signori, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.